Hey guys, benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qua ragazzi, di nuovo su Resident Evil 1 Remastered, Remake, Recaprocacchios, come volete chiamarlo voi, per console Wii, giocato su Wii U. Eravamo rimasti ragazzi qui l'altra volta quando sono morto di una morte indegna davanti a questa chiave, perché prendendola si attiva un marchingegno che mi fa morire. Quindi non la possiamo prendere ragazzi, e proviamo ad esplorare perché non ho niente neanche da mettere, perché quando lo prendo mi dice c'è l'emblema di un'armatura sopra e non ho niente con l'emblema dell'armatura che posso mettere qua per prendere la chiave. Quindi detto questo, torniamo indietro e proviamo a trovare un'altra via dove proseguire. Allora, credo che ci siano delle porte. Io mi ricordo che la volta scorsa ho saltato un paio di zombie per scappare, per non spararli. Avevo saltato un po' di... Eccolo qua, vedete? Vedete dallo specchio? Vedete questo bastardo? Meno male che ci stava lo specchio. Fatti indietro. No, cacchiolo! Mi ha morso già, porca miseria. Devo solo scappare adesso. Devo solo scappare. Fettiamoci così e vediamo se riusciamo ad ammazzarlo. Alzati e vieni. Prima che mi arrivi! Aiuto, questo mi ammazza! Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta? È morto? È morto. Mi devo guarire però adesso, perché già sta attento. Questo qua era forte come zombie. O perché ho messo la... mi è consumato due cose di erba. O forse perché era più ciccione questo qua. Non lo so, comunque mi aveva fatto più male. Allora, ora possiamo andare di qua. Qua c'è uno specchio. Vediamo un po'. C'è qualcosa da poter trovare. Non c'è un cacchio. Questa porta qua è chiusa a chiave dall'altro lato. Oh, dallo specchio riesco a vedere qualcosa che brilla dall'altra parte. Quindi, facendo attenzione che non ci siano altri zombie, possiamo prendere questa, che è una freccia dorata. Può servire sempre a qualcosa. Dallo specchio si vede che c'è qualche altro zombie. Non lo so, però mi cago sotto. Che io adesso vado di qua e me lo trovo di faccia. Lo sapevo, sto bastardo è uscito all'improvviso. Puzzfassano, mi hai fatto cagasutto. Uccidiamolo. Questo era più scarso, subito è caduto a terra. Però ancora non è morto, lo so. Muri di subito e butto il sangue. Se ne vengono adesso che c'è bisogno di fare l'action, che escono 30.000 zombie per fare Resident Evil. Ma mi faccia il piacere, che qua con uno solo mi cago sotto. Là invece, siccome sono tantissimi, non fanno mai una scena cagamento sotto, come dico io. Vabbè, speriamo che tornino a fare i Resident Evil come si deve, va. Il 7 è nutro speranza per il 7. Abbiamo aperto la porta, possiamo vedere qua. Intanto abbiamo la freccia dorata e lo scudo, che possono servire a... Oh, un altro zombie dall'altra parte. Qua, chissà qua che fa? Chiusa? L'emblema di una spada è inciso sulla serratura. Lì c'è uno zombie, proviamo ad ucciderlo da qua. Oh, colpo alla testa ed è morto, fortunatamente. Una vetrata. La sagoma centrale somiglia a una donna. Bene. Mi piacciono le donne. Andiamo qua in faccia al muro, c'è qualcosa sul muro, vediamo. No, non c'è un cacchio. Qua praticamente è la sala da pranzo dove stavamo prima. Oh, la sagoma di una donna. E questa è una donna. Visto che posso spingerla, vediamo un po' dove potrei metterla. I classici enigmi alla Resident Evil, grandioso. Allora io direi di portarla davanti alla vetrata, vediamo che succede. Vediamo che è quello l'enigma, cioè di portarla davanti alla vetrata. Infatti là c'era solo la sagoma della donna, giusto? Quindi dovrebbe essere così l'enigma. Vediamo. L'ho spostata abbastanza. Mettiamo. Ecco qua. Proviamo così. Che succede? Che non posso più spostarla? Com'è possibile? Non ci credo.
Oh, mi sa che adesso l'ho bloccata. Oh no, l'ho bloccata. Porca paletta, adesso. Ah, non posso spostarla ancora. Ecco qua. Perché? Perché non mi funziona come dico io. Spostala un altro po'. Ecco qua, ora va bene così. Va bene così. Però dovrei spostarlo, non mi ha fatto un cacchio. Purtroppo non era come pensavo io. E adesso se voglio portarla indietro non la posso più portare indietro. Porca miseria. Mi sa che ho fatto un piccolo errore. Vabbè, quando scoprirò dove serve quella donna avrò capito che ho bloccato il gioco e non posso più fare un cacchio. Io ero convinto che servisse là. Vabbè, chissà perché si poteva spostare quella donna. Quella statua, no, quella donna. Porta bilaterale. Vediamo un po'. Siamo arrivati nell'androne qua, dove eravamo all'inizio. Non puoi distinguere niente a causa della buia della nebbia. Fortunatamente non ci sono ancora zombie. È chiusa, l'emblema di un'armatura. Come al solito. Ah, qua posso tornare proprio indietro. È chiuso, l'emblema di una spada. Si deve risolvere sto fatto della spada e dell'armatura, perché se no... mi sa che sono ritornato indietro, vuoi vedere? Infatti. Di qua oh, cosa c'è qua sopra? Vediamo. Il pugnale. A cosa serve? Usando oggetti di difesa, pugnali, i pugnali, potrai sortarti momentaneamente alla presa di un nemico. Tuttavia non potrai utilizzarli se verrai sorpreso alle spalle. Dalla vedetta di stato sceglierai l'oggetto che vuoi usare. Ok. Quindi, qua adesso abbiamo i pugnali equipaggiati, bene. Abbiamo trovato il pugnale da difesa. Ottimo. Qua da dove sono arrivato? Questa è la porta che mi dice che è chiusa. E là stava... Oh, meno male è tornata da dove doveva andare all'inizio la donna. Quindi secondo voi cosa devo fare? La devo buttare giù? Proviamo a buttarla giù, Christopher. Vediamo cosa succede se la butto giù. Perché vedo che c'è un po' di spazio rotto là. C'è un po' di ringhiera rotta. Proviamoci. L'enigma è qua. Dobbiamo capire cosa fare qua. Ok, ferma. Proviamo a buttarla di sotto. Ecco, ci va di sotto, ci va. Ed era questo. Dovremmo andare a vedere adesso di sotto cosa è successo. Andiamo di sotto. Mi fa piacere ragazzi che vi sia piaciuto questo gioco, anche perché è uno dei miei preferiti, Resident Evil, una delle mie saghe preferite. Però ovviamente come era una volta, adesso è diventato uno schifo. Pensate che Resident Evil 6 non l'ho nemmeno finito, perché ho fatto tutta la campagna di Leon. Ho iniziato la campagna di Chris, però a metà campagna di Chris ragazzi mi sono fatto due palle gigantesche e ho detto questo è Call of Duty, non è più Resident Evil, e quindi l'ho tolto. Perché come sapete io odio Call of Duty. È uno dei giochi che più non mi piace. Allora, memorizziamo intanto. Che abbiamo fatto parecchie cose. 03 VS pranzo. Sala da pranzo. Allora, vediamo qua cosa è successo. Si è rotta questa statua. E cosa è uscito da dentro? Gemma blu. E non è che mi servisse così e tanto, cioè non so dove. Un vaso grosso e sporco. Vediamo se è successo qualche altra cosa qua giù, qua a terra ci vedo. No, è solo i pezzi della statua. Ok, abbiamo preso la gemma del sud. Qua mi dà, vediamo un po' qua cosa posso fare. Che dice? Quando i due si saranno trafitti a vicenda si aprirà la strada del tuo destino. I due si saranno trafitti a vicenda. Uno nell'occhio e un altro nella pancia. Come vedemmo nell'altro gameplay, ce lo dice il quadro.
quando i due si saranno trafitti a vicenda. E là che è l'enigma. Oh oh, c'è un altro zombie là. Lo ammazziamo, ammazziamolo. Quando poi saranno finiti i colpi scapperò via come una bambina. Lo so che sei ancora vivo, bastardo. No, sei morto. Che cacchio di paura questo fulmine. L'emblema dell'armatura. Tutto sta nel capire questo fatto di prendere questo emblema dell'armatura e emblema della spada, perché anche qua sotto c'è un'altra porta che mi dice la stessa cosa. Una cosa che mi piaceva di questi Resident Evil, ragazzi, è proprio queste telecamere a stile cinematografico. Ti fa sembrare tutto più... prima di tutto più opprimente. E secondo poi è bello il fatto che ti rende tutto una visuale da cinema. Sembra che stai vedendo un film, a parte per questi caricamenti delle porte sul nero che si aprono. Però ti fa sembrare il tutto un film, quindi mi piace. Non so, voi cosa ne pensate? Di vecchi resi, qualcuno, ho visto parecchi, cioè parecchi commenti, qualcuno che ha commentato che come me piaceva questo stile di grafica alla Resident Evil vecchi. Lo so che non è molto action, nel senso che è un po' lento come gioco, però a parere mio è molto più survival horror questo che qualche... Guarda là, lo zombie sta ancora là a terra, quello che ho ucciso prima. È molto più survival horror questo che Resident Evil 5 o Resident Evil 6. Un gioco che mi è sembrato a livello di questi ultimamente. Ma lo zombie questo qua l'ho ucciso 20 minuti fa, sta ancora qua a terra. Che mi è sembrato a livello di questo, ragazzi, ultimamente è stato The Evil Within, che tra poco uscirà per PlayStation 4 e Xbox One. Quello là secondo me promette molto bene come gioco. La mappa ci dice che questa porta è chiusa. L'emblema di una donna, non la vedete, la sagoma di una donna. E quindi che posso, forse uno di posso usare la gemma, vediamo, chi lo sa. No, non c'è accesso. Vabbè, quello me lo dice da solo quando posso usare gli oggetti. L'unica cosa che non mi piace di questo qua, ragazzi, è che i tasti sono un po'... Vedete, a volte mi partono le cose perché premo i tasti come se fosse il joystick di PlayStation 1. Però invece, siccome il joystick di Wii, i tasti sono configurati in un modo diverso. E sto girando di nuovo qua, che non ci dovrei stare. Che qua ho già fatto tutto, credo. Vabbè, ecco, allora che devo fare? Devo tornare... Là mi ammazzano. È un po' difficile capire cosa si deve fare in questo cacchio di gioco. E quello è quello che rendeva bene. Dovevi sprecare un sacco di tempo a girovagare appunto per la mappa per capire cosa doveva essere fatto. È una figata, per me mi piace. Quello specchio mi fa sempre fissa, penso sempre che ci sta qualche zombie. Allora, proviamo a andare di qua. Anche se quella gemma non credo che vada bene in quel pertugio. E qua siamo sempre punte da capo. Che qua mi ammazzano se tolgo questo coso da qua a terra. La morte è tutto. Per te, no per me. Questo è chiuso, l'emblema di un elmo. Ma pure l'elmo, mo. Mi sa che devo tornare all'inizio proprio. E cercare qualche altra porta che si apre, perché sinceramente un altro... C'è un'iscrizione sullo scudo, la morte non è che l'inizio. Non mi lo posso spingere questo. No, eh. Vabbè. Torniamo indietro. Proviamo a vedere se troviamo una porta da aprire all'inizio. Una porta dove non sono già stato. E se no, per il momento finiamo qua, ragazzi. E vi diamo appuntamento al prossimo gameplay. Andiamo a vedere. Di trovare questa porta da aprire. Non so, ragazzi, se farò tipo walk track, perché me lo voglio godere anche io il gioco, voglio giocarlo anche mentre non faccio i gameplay. Però sicuramente vi spiegherò man mano se ne facciamo più, se ne facciamo una serie, non ne sono ancora sicuro.
Vi spiegherò tutto quello che succede man mano nel gioco, ovviamente. Non è che vi rimango a bocca asciutta quando vedete all'improvviso che sto più avanti nel gioco. Dico, ma mo che è successo? Vi spiegherò tutto quello che è successo. Forse qua devo fare qualcosa. Non lo so. C'è una rientranza a forma di scudo. Il sangue a terra. Non è niente. Il tavolo qua. Quell'orologio pure mi sa di qualcosa da scoprire, però. Chi lo sa, chissà perché là quel massimo che c'è. Allora, c'erano parecchie porte che mi diceva che sarà meglio aspettare prima. Allora, vediamo questa qua. Ah, qua posso entrare, vedi? Quindi abbiamo scoperto una nuova porta. Donna con una canfora di acqua. Una canfora, un'anfora. C'è qualcosa lì sopra. Come faccio a prenderla, secondo voi? Devo sparare. Proviamo a sparare. Giustamente era troppo semplice sparargli. Sto pensando ancora a Resident Evil brutti. No, non devo sparargli. Qualcosa deve succedere. Ah, il tesoro. Questo qua si deve spostare sicuramente e devo poi salirci sopra per prendere quell'oggetto sicuramente. Ecco, poi ci devo andare da dietro qua e spingerlo. Sì, sono un genio del male. Credo che se lo metto proprio bene, come dico io, ci posso salire sopra. Non vedo il personaggio. Ecco, questa cosa qua non mi piace. Adesso non vedo il personaggio dove è orientato, quindi. Ok, adesso va bene, adesso si dovrebbe spostare. Ok. Torniamo indietro qua. Era bello pure Dino Crisis, ragazzi, chi se lo ricorda, mamma mia. Magari dobbiamo fare una puntata di quello nell'angolo del retro gaming. Gili, però mi stai facendo la palla, lo sai? E non ti devi girare, spingi. Ok, salici sopra ora. Se c'è un modo per salirci sopra, ecco. Vedete? C'è una mappa di Villa 1F. Prenderla? Sì, era la mappa tutto blocco. Puoi passare un guaio. Hai la mappa Villa 1F. Donna con una canfora, con un'anfora di acqua. Perché dico sempre a canfora? Perché è un cognome. Allora, qua una vecchia fotografia di una grossa famiglia. Forse questa persona in qualche modo era collegata alla villa. Questa è chiusa. L'emblema di una spada, anche qua. Vabbè, andiamo avanti. Anche se io sto andando troppo spedito, qua mi esce qualche zombie all'improvviso davanti, io mi cago sotto. Cosa ho trovato? Un altro pugnale. Degli strumenti artistici. Qua non c'è un cacchio. Oh, che cacchio di paura! Lo sapevo. E mo? Sono morto? Usa il pugnale, usa il pugnale, usa il pugnale in qualche modo. Brava, 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 brava. Alla Walking Dead, brava. Un'altra volta, usa un altro pugnale, ce l'abbiamo un altro. Brava, brava. Ammazzalo subito, questo bastardo. È morto? Sì. Mi sono proprio cagato sotto, ragazzi. Ma da dove è uscito? Non c'era quando sono entrato. Jill Valentine. Ci avrà le mutande sporche di cacca in questo momento. Perché siccome mi si è cagato è chiusa. No. Da dove è entrato allora questo? Com'è possibile? Da dove è entrato? Ma. Vabbè. Abbiamo preso solo la mappa in questo posto e ci siamo cagati sotto. Bene. Vabbè ragazzi, allora restiamo adesso qua nell'androne, nella
sala principale e vi saluto in questo momento dandovi appuntamento al prossimo episodio di Resident Evil che ci sarà sicuramente. Poi dal terzo in poi vedremo, dipende dei vostri like. Quindi se il video vi è piaciuto ragazzi mettete un bel mi piace. Mi piace. Condividete su Facebook, su Twitter, su Google Plus, su tutti i social network che volete voi ragazzi, anche per lo potete usare anche per do dormire la notte, per non avere paura degli zombie. Voi mettete un gameplay degli Amendola Brothers e dormirete in pace e tranquilli. Grazie ancora ragazzi, se poi in mille casi il gameplay non vi sia piaciuto, il video non vi sia piaciuto, da parte dello zombie con lo scagazzamento laterale. Madonna. Grazie ragazzi e al prossimo video! Ciao aio!